Design audace, stile sportivo, tecnologia e ovviamente elettrificazione. Lei è la nuova Cupra Terramar che, dopo aver visto in anteprima mondiale a Barcellona, oggi proviamo ancora una volta in Catalogna per la prima volta. Questo modello va così a completare la gamma del marchio spagnolo, inserendosi in un segmento come SUV molto competitivo in Europa, ma con grandi ambizioni. Prima di raccontarvi però le impressioni di guida, andiamo a dare un'occhiata più da vicino a com'è fuori e dentro l'abitacolo la nuova Cupra Terramar. Partiamo innanzitutto dalla base. Questa vettura nasce sulla piattaforma MQB Evo del gruppo Volkswagen, che però è stata adattata ovviamente per esigenze, per DNA, a quelle che sono le caratteristiche peculiari del marchio spagnolo. È lunga la nuova Cupra Terramar, 4,51 m, ha un passo di 2,68 m, è alta 1,58 m e ha una larghezza di 1,86 m. Vi facciamo vedere innanzitutto il frontale, che è la parte più espressiva, dove spicca il logo ovviamente Copper di Cupra, incastonato in queste due nervature che arrivano verso lo shark nose centrale, che va ad unire anche la fanaleria molto sottile ed espressiva, tutti elementi dunque che vanno ad accentuare quell'animo dinamico che è insito in questo modello, così come anche la parte inferiore dell'anteriore, dove non ritroviamo la classica griglia ma questo elemento funzionale che va ad accentuare il raffreddamento ma anche a massimizzare i flussi. Vi facciamo vedere intanto anche la vista laterale, molto pulita, con questi cerchi che hanno un design particolare su questo allestimento, che possono andare solitamente da 18 a 20 pollici. Qui poi vediamo anche uno sportellino, sì, perché questa è la versione plug-in hybrid, ma delle motorizzazioni vi parleremo successivamente. Passando al posteriore, c'è questa linea del tetto che va a spiovere con questo spoiler ancora una volta sportivo, il fascione luminoso che corre lungo tutto il portellone integrando ancora una volta il logo retroilluminato di Cupra. C'è questo lettering Cupra ancora una volta in copper su questo bello sbalzo che va verso la parte bassa, dove c'è un estrattore molto sportivo. Già che ci siamo, vi facciamo vedere anche il bagagliaio, che ha una capacità superiore ai 500 litri che tra l'altro possono diventare 642 semplicemente facendo scorrere il panchetto posteriore ma senza abbassarlo, potendo quindi sfruttare le sedute ma ovviamente massimizzando anche la capacità di carico. Entriamo poi all'interno dell'abitacolo, dove gli accenti in copper e gli elementi sportivi si ritrovano ovviamente nelle finiture, ad esempio delle portiere, ma anche del tunnel centrale, che sembra quasi una spina dorsale, anche con questo motivo 3D che viene riproposto anche sulla plancia, e corre al centro con il bracciolo e alcuni dei pulsanti funzionali. Dietro al volante c'è un cluster digitale da 10,25 pollici, mentre al centro della plancia c'è un display touch da 12,9 pollici. Vengono utilizzati anche materiali sostenibili, in questo caso abbiamo sedili molto sportivi e avvolgenti, con anche questo elemento che va ancora una volta a richiamare il logo Cupra. In questo caso, tra l'altro, la seduta del guidatore è anche elettroattuata, quindi si può regolare elettricamente, mentre lì dove vedete spuntare quel cavo c'è anche una piastra di ricarica wireless per il proprio smartphone da 15 watt refrigerata. Qui invece vediamo il volante multifunzione con il pulsante per l'accensione in stile sportivo e di qua con il logo Cupra quello per selezionare le modalità di guida. Per invece le modalità di marcia abbiamo la classica leva dietro al volante come su tutti gli ultimi modelli anche del marchio spagnolo.
Varia e ampia la gamma delle motorizzazioni, ci sono 5 opzioni di potenza e ovviamente 3 tipologie di propulsori, c'è il TSI benzina, il mild hybrid e il plug-in hybrid. Partiamo innanzitutto dal puro endotermico, si tratta di un 2000 che ha livelli di potenza da 204 a 265 cavalli, abbinato alla DSG a 7 rapporti, che ovviamente ha anche la trazione integrale 4-drive. C'è poi il mild hybrid, che è il cuore di gamma e la vera novità, si basa su un 1500 da 150 cavalli con ovviamente la tecnologia a 48 volt. Infine il plug-in hybrid che stiamo provando noi ora, che si basa sempre sul 1500 benzina, ma in questo caso ha potenze che variano da 204 a 272 cavalli. Ovviamente abbinato a questo propulsore c'è una batteria da 19,7 kWh che assicura un'autonomia in full electric di circa 100 km, può essere ricaricata fino a 50 kW in corrente continua, mentre con una ricarica tradizionale può essere compatibile con caricatori fino a 11 kW. Ovviamente, come vi anticipavamo in precedenza, pur trattandosi di una vettura che si basa su una piattaforma di gruppo, ancora una volta gli ingegneri di Cupra hanno fatto un lavoro specifico per tarare questa architettura alle esigenze del brand, e ovviamente c'è una grande maneggevolezza, ma innanzitutto un assetto ribassato di 10 mm rispetto a quelle che sono le caratteristiche di altre applicazioni di questa piattaforma. C'è una campanatura all'anteriore ovviamente fatta su misura, che permette di avere anche una grande stabilità nelle curve affrontate in modo più brillante. E infine ovviamente c'è tutto uno schema sospensivo con il DCC che permette di avere una dinamica di guida anche a velocità più elevate davvero coinvolgente, nonostante comunque si tratti di un SUV di oltre 4,5 metri. Il comfort è sempre al top, ci sono questi sedili avvolgenti molto ergonomici che garantiscono anche per il guidatore un'ottima posizione di guida, lo sterzo è leggero ma molto preciso, con la possibilità di divertirsi anche in un misto come quello che stiamo percorrendo noi ora sulle colline attorno a Barcellona. Ovviamente si può andare sempre a interagire con le modalità di marcia, intese come quella ibrida nel nostro caso, oppure quella endotermica. Chiaramente ora noi stiamo prediligendo, o abbiamo preferito testare quelli che sono i consumi del full electric, ma ovviamente non appena si va a premere di più con il piede sul pedale dell'acceleratore si ha una spinta e soprattutto un sound che in modalità Cupra è ancora più coinvolgente. Per quel che riguarda i consumi, infine, in modalità endotermica, senza andare a spremere troppo la vettura ma nemmeno lesinando in termini di prestazioni, il computer di bordo parla di un consumo di circa 6,4 litri ogni 100 km. Nel complesso comunque Cupra ha fatto ancora un lavoro eccellente, offrendo una vettura che per dimensione e tipologia va a completare al meglio la propria gamma, grazie anche a un'ottima abitabilità e un ottimo comfort anche per i viaggi più lunghi, senza tuttavia disdegnare quelle caratteristiche sportive e quella dinamica di guida insite nel DNA del brand spagnolo. We'll be right back.
In occasione dell'anteprima mondiale abbiamo parlato del lancio di una versione speciale in collaborazione con l'America's Cup, soltanto realizzata in 1337 esemplari. Ovviamente il configuratore era già aperto all'epoca, dopo un mese è già partita anche la produzione a Győr in Ungheria nello stabilimento di Audi e i listini sono aperti. In Italia il prezzo di Cupra Terramar parte da 42.250 euro per la versione mild hybrid e invece sale a 59.550 euro per la plug-in.